Cosa stai preparando? Adesso facciamo tagliolini con liquirizia. Cioè la farina viene mischiata con la polvere di liquirizia. Sì, farina zero più farina di grano duro e viene mischiata con una farina di liquirizia. Praticamente è 2 a 10. Quanto devono cuocere i tagliolini? 3 minuti. Devono solo vedere l'acqua. Sì, perché sono finissimi. Poi li caliamo. Li spadelli con cosa? Con del burro? Un po' di burro fotocalificato. E poi li serviamo su un letto di asparagi. E come li hai fatti gli asparagi? Asparagi praticamente è un pesto di asparagi con un po' di fonduta di castelmagno, a pedino proprio, appena. Prima gli asparagi sotto. Mi fai un letto in pratica. Facciamo un letto, che ha visto un leggero soffritto di scalogno e una punta di fonduta di castelmagno per dargli un po' di spinta. Adesso ci adagiamo un bel nido sopra. Due puntine di asparagi. Queste qui sono state soltanto passate in acqua o qualcos'altro? Scottate e basta. Abbiamo un sentore di liquirizia per dargli profumo, la stessa polvere che era nella pasta. Questo piatto è stato preparato da Alessandro Bozzano e Raffaele Cristiano, La Cloche, 1967, Torino.